questo nuovo video e oggi voglio farvi un What's in my bag. Questa è la mia borsa del momento e non so se ve l'ho fatta vedere, è molto piccola e ha i manici molto lunghi. È un annetto che non faccio in un What's in my bag e oggi voglio farlo. Allora, cominciamo dalla taschetta piccoletta che ha all'interno. Tengo un paio di una confezione di fazzolette da tenderli, una busta con dentro delle varie cose che mi servono a me e ho anche la password del McDonald's per entrare nella connessione internet del McDonald's e un fogliettino del Todis volantino che non ci faccio veramente niente. Poi qui tengo questa diciamo luce e qui ci dovrebbe stare il coso della spesa che ho levato per paura di perderlo, infatti l'ho attaccata così e penso che la metterò al portafoglio. Poi tengo un burro di cacao della Glissolito, spero che si pronuncia così, con glicerina. Poi tengo una busta dentro con un po' di curriculum alla ricerca di un lavoro, ovviamente un'agenda portatile che tengo sempre in borsa e ne ho anche un'altra un po' più grande. Ho il portafoglio fatto in questa maniera. Questo è per gli spicci, infatti ecco dove sta il coso per il carrello. E di qua ci stanno dove tengo le tessere e cose varie. Ed è la Juventus Club, l'ha fatto una mia amica a mia sorella, perché lei è tifosa della Juventus e gli è appesa alla Juventus Club che lì a Fabriano c'è un club della Juventus. Poi tengo il cellulare che è un Vodafone Smart First BF695. Questa è una delle tante cover che già vi ho fatto vedere e vi farò vedere in specifico tutte le altre cover che ho in un altro video. Poi tengo questa pochette, qui dentro ho la scatola del Daygum che dentro ci tengo le sigarette. Poi ci tengo un po' di penne, servono sempre quelle le penne. Poi tengo un rotolo della carta igienica comprata alla Coop che è lo zero tubo. Qui dentro al rotolo non c'è diciamo la carta ma ci sta altro po' di carta scotex, altra carta igienica, un accendino fregato a mia cugina. Comunque voi non fregate mai niente, non rubate mai niente perché non è una cosa che si può fare. Io l'ho fatto perché mi serviva un accendino. Poi ho un portachiavi preso da una borsa che mi piaceva, piaceva il portachiavi, la borsa l'ho dovuta buttare e ho preso il portachiavi a forma di otto. Poi tengo una cartellina con varie fotografie, una stampa delle mie password, bigliettini da visita, qualche santino, qualche bigliettino di qualche museo come questo qua che è stato tipo nel 2012 a Ferragamo a Firenze e una ai musei di Firenze a Palazzo Pitti. Poi questa sono vari centri assistenza per telefono di mia madre all'Arcos. Dopo tengo altre foto di me, altre cose strane dentro questa bustina. Poi tengo questo opuscolo della Onlus La Tua Voce per un ospedale pediatrico per la cura del cancro per i bambini. Tengo queste cose per varie cose. Non c'è nessun errore, signor Pezzolini.
vari scontrini che sono importanti, un biglietto che ho preso le macchinette da Parchio Leonardo, un mio bigliettino da visita e la carta carbone che adesso non serve più. Più tengo i documenti. Questo era tutto quello che c'è stato nella mia borsa e spero che vi sia piaciuto e un bacio, ciao a tutti!